Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Seduta di Consiglio regionale dell'8 luglio dedicata all'illustrazione del programma di governo del nuovo esecutivo da parte del Presidente della Giunta, Sergio Chiamparino. Al termine, l'ampio dibattito con l'intervento di esponenti di tutti i gruppi consiliari. Davide Gariglio, Partito Democratico. Il Presidente ha esposto le sue linee programmatiche e noi abbiamo rilanciato su alcuni temi. Il rifinanziamento del settore sociale, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ripristino dei finanziamenti sul diritto allo studio, il recupero delle liste d'attesa. Tanti interventi su cui con l'impegno di tutti possiamo dare una risposta in tempi rapidi. Gilberto Pichetto, Forza Italia. Nell'intervento come Forza Italia ho voluto precisare che non c'è solo la gestione ordinaria della regione, ma c'è anche il grande disegno della riforma istituzionale e costituzionale, dove noi chiediamo che il Piemonte sia parte attiva sia nel tutelare gli interessi del nostro territorio sia nelle proposte sulla nuova riorganizzazione del nostro paese. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia Libertà. Vogliamo ridare fiducia e speranza alla comunità piemontese a partire dai più giovani per dire a tutti i capaci e meritevoli che riavranno la borsa di studio e poi soprattutto dobbiamo intervenire sull'occupazione e noi abbiamo oggi introdotto il tema del Green New Deal e dobbiamo non solo fare una riconversione ecologica dell'economia ma mettere in sicurezza il territorio e da questo creare sviluppo e nuove opportunità di lavoro. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto il nostro discorso di insediamento, non solo sanità e trasporto, ma anche la possibilità di creare lavoro. Abbiamo fatto riferimento soprattutto a un documento della Commissione Europea che parla di economia circolare e come creare occupazione dalla tutela ambientale attraverso il riciclo della materia. Pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale i testi dei resoconti delle sedute consiliari a partire dalla prima legislatura. Tra i servizi offerti, la possibilità di effettuare ricerche testuali con nomi di persone, macro argomenti, parole specifiche, date delle sedute. I testi sono scaricabili in formato PDF. Torino, città natale dei Carabinieri, si prepara a festeggiarne il bicentenario. Nell'ambito delle celebrazioni, lunedì 14 luglio, l'attuale comandante generale Leonardo Gallitelli riceverà a Palazzo Lascaris il sigillo della Regione Piemonte, assegnato alla benemerita. Gino Micale, comandante Regione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta. Un riconoscimento di cui siamo veramente orgogliosi e che testimonia la grande vicinanza del territorio della regione all'Arma dei Carabinieri, un legame che è forte, che è contraccambiato. Appuntamenti, eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta 1900-1960 e il titolo della mostra alla Biblioteca della Regione Piemonte fino al 15 ottobre. Grafica in 3D, stampe digitali, proiezioni video. L'URP del Consiglio regionale si trasforma in un set speciale con TOT, mostra degli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino fino al 26 luglio. È tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.